Ciao a tutti e bentornati su The Quarry, sul mio canale. Sì, lo so, l'ultimo episodio non è venuto registrato l'audio. Scusatemi, non so perché, a volte me lo fa. È OBS, non capisco con quale criterio a volte registri, la maggior parte delle volte registri e altre volte invece no. Quindi mi dispiace, lo so. Ma, iniziamo con la nostra nuova partita. Siamo rimasti che abbiamo tagliato la mano a Dylan. Coso Nick è un mezzo licantropo. Siamo arrivati all'idea che potessero essere dei licantropi. Riposati. Non lo so. Scusami. Forse si trasformerà, diventerà una di quelle bestiacce perché la figlia di quell'altro sembra abbastanza pulita. È tornata normale una volta morta. Ma ti serve un dottore. Soprattutto gli servirebbero degli antibiotici. Okay, mi rimane non è per solo dire. Questo dall'infermeria. Oh, fico. Speriamo di trovare aiuto prima che l'effetto passi. Sono dobbiamo registrare tutto ciò che accade per la polizia. Già, la ragazza morta in piscina va spiegata, eh? Vacci piano. Intendo foto, qualunque cosa. Ho la brutta sensazione che i poliziotti non crederanno a niente di ciò che diremo senza prove. Da adesso, se avete i telefoni e vedete qualcosa, fate una foto o un video. Già. Ok. Tutto bene, Abby? E perché non ti fai un giro e vedi se trovi qualcosa per aiutare Nick? Perché non ti fai un giro, punto? Ok, dove vogliono... Oh, andiamo al sesso. Nick, vuoi venire al sesso? No, eh. No, non andiamo al sesso. Mamma mia, quanto è lenta. Non mi ricordavo che lo sguardo... Cioè, muovere la... Però è sempre bello vedere che muove la testa in base a dove gli dico io. Ed è anche veloce a farlo. Bella come cosa. Sì, sì, mi dà soddisfazione. Un po' lenta. Su, giù, vedi? Beh, bellissimo, bellissimo. Qua... Ah, ma sono solo dei cessi. Cosa devo cercare nei cessi? Scusatemi, regà. Non è per dire, però... Forse non devo andare di qua allora, dai. Qua mi vado ad ingavagnare, arriveranno i mostri sattoli. No? Qua c'è qualcosa? Sì. Una carta nell'episodio precedente l'ho trovata, vero? Non mi ricordo. Questo posto era così diverso solo 12 ore fa. Allora, LB... L, no, niente, non me l'ha preso. Il sesso. Comunque era il disegno di un... Aspetta, dov'è? Dov'è? No. Forse ne avevo trovato un'altra. Qui. No, non questa, che è sempre quello. Era... Qua, da qualche parte, qua. Piano, Abby, piano. No. Porco Giuda, forse c'era un'altra carta. O forse no. Ok. Qua. Chissà dov'è Caleb. Che cazzo è Caleb? Un pezzo di storia recente del campo. Un giovane Ryan si diverte al campo con i figli di Chris Hackett. Ok, Caleb è uno dei figli. Caleb e Kaylee. Ok. No, non mi dice nient'altro, va bene. Qua, allora, niente. Scusatemi, io rifaccio un altro giretto per vedere... Sono io il pirla che non ha visto la carta.
No, no, era... Era qui. Adesso quando esco... È sempre quello. Ok, un errore mio. Pensavo che di solito mi dà il coso, invece mi ha dato comunque il... l'azione anche da girato. Quindi torniamo qui da lui. Ecco, va meglio. Grazie. Ehi. Ok, Nick ha qualcosa che non va. Già. Cazzo, sta molto male. Avete visto come ha dato di matto in acqua? Sì, sembrava come un pesce fuori dall'acqua. No? Sì. E poi qualcosa non andava quando gli ho pulito le ferite, alla baita. Cioè? Beh, aveva i vestiti coperti di sangue, ma non ho trovato morsi, o graffi, o altro. Non la... smetteva di agitarsi, come per nascondere le ferite. Ah. Che senso? Che si arrabbia? Non ha la bava alla bocca. Abby non la pensa così. Vero. L'acquafobia non è un sintomo della rabbia. Idrofobia, sì, ma riguarda più la paura di bere, non di bagnarsi, ok? Sembrava... Il mio gatto nella vasca da bagno. Già. Quindi? Abby... Sì? Posso chiederti una cosa? Ma certo. Io ti piaccio. In sto momento. Facciamo così, dai. Nick. Ti prego, dimmelo. Perché magari si incazza. Ho passato davvero una bella estate insieme a te. Proprio cosa? È proprio una risposta comoda. Abby, dimmi. Devo chiederti una cosa. Hai passato una bella estate con me. No, ti piaccio. Ok. Vai. Perché non ti piaccio, Abby? Nick, certo che mi piaci. No, non è vero, non ti piaccio per niente. Che vuoi dire? Dimmi la verità. Ti sto dicendo la verità. Cavolo, me ne scelgo proprio bene. Come? Tu non sei molto forma, eh? Povera stupida Abby. Basta. Preda facile. Fin troppo facile. Non sei in te. Questo non sei tu. Oh cazzo. Che cazzo è stato? Abby, è tutto ok? Lo sapevo. Porca troia. Cosa sanno i capelli di Abby? Scusami, perché si muovono in quel modo? Ha gli occhi neri. Dai, è un licantropo. Su, è abbastanza. Sì, sto giro devo sparare, raga. Perché gli occhi neri non sono un bel segnale. Esatto, è come si trasforma un licantropo. Beh,
Tecnicamente non l'ho ucciso. Se proprio vogliamo stare al mio principale pensiero, non è morto. È semplicemente capace di trasformarsi. Quindi io comunque sono stato bravo. E non va. Ecco, ecco, va, va, va. Caricamenti lunghissimi. Quindi non sono stato malvagissimo, dai. Non... potevo fare di peggio. Oh. Dove cazzo sono tutti? Bella domanda. Gran bella domanda. Ok. Bene. Se io fossi il tutor di un campo ormai chiuso, sto festeggiando intorno al fuoco e inizia a piovere e ci sono dei mostri, me ne andrei alla baita. Ok. Lei l'ho già fatta morire per sbaglio, eh? Non, nel senso, non mi ha preso il comando e infatti l'ho fatta rivivere, perché sennò non... Ma lei l'ho già fatta morire una volta, non vorrei farla morire ancora. Devo andarmene. Devono riuscire ad uscirne tutti vivi, non illesi, vedi di là, però... Aspettate, però bisogna controllare tutto per le carte ovunque, fare di tutto per le carte. Pata chips, no, quello lì era un'altra cosa. Qua niente, vero? Dai, cazzo, dammele ste carte. Che ti costa? Forse devo tornare indietro, se ne ero... no, dai, una l'ho recuperata. Adesso tornare indietro non ho voglia, voglio vedere come... come cosa succede andando avanti. Non lo riesco a vedere, vero? No. Peccato, se si avessero messo anche, che ne so, un'ombra, un qualcosa, no? Che magari il giocatore riusciva a vedere e lei no, sarebbe stato un dettaglino bellino. Interessante. Sarà che te, Emma, potresti correre, però, eh? Io così lo dico. Qui lo dico e qui lo nego. Ma una corsetta, no? Per arrivare alla baita un pochino prima, dato che sai che ci sono dei mostri. Dato che sai che non sei proprio al sicuro. Io... sai com'è. Certo, poi è vero, eh. Se corri come con i cani, essendo degli licantropi, se corri poi magari i cani ti prendono di mira di più, quindi... cani e i lupi, infatti dicono che non bisogna mai correre, bisogna muoversi lentamente, eccetera eccetera. Però questa è una situazione un po' diversa, un po'... In questo posto è molto più difficile orientarsi di notte. Già, mi stai dicendo che ho sbagliato strada? Ok. Sì, mi ha detto che ho sbagliato strada, ma io ero andato per vedere se c'erano carte, quindi sinceramente me ne frego. Che
Tanto lo sapevo che dovevo venire per di qua. Non si voleva Einstein. Bene. Perfetto. Lo sai che succede? Non l'ho mai fatto, Pat. Dai, Randy. Aia. Cristo, ragazzini del cazzo. Ehi, cosa? Ehi, basta. Fermati un secondo. Il calmante. Hanno morso, pa? Come faccio a saperlo? Non lo so. Fammi vedere. No. Non vi avvicinate, cazzo! No! Perché non mi ha dato la scelta? Resta con loro, rincoglionita, che ne sanno più di te. Non ce l'hanno con te, su. Porca troia, mamma mia. Caitlin! Ryan! Nick sa già che è morto. Non è un buon segno. Già. Ecco, brava. Urla. Ma porco Giuda, hai visto che li uccidono quei cosi? Stagli appiccicata come una costa allo scoglio, porco Giuda. Potrai essere più stupida? Per me no. E che cazzo. Adesso ce n'è uno dietro. No. Raga, io sono curioso. Vado avanti. Aspettate. Vabbè, 18 minuti. Non ho fatto un cast. Pensavo di aver fatto molto di più. No, no, andiamo avanti, cast. No, dai, il minimo. L'ho ucciso. L'ho ucciso. Non abbiamo ucciso I nessuno. morti di solito non saltano dalla finestra e scappano nella foresta. Dopo che si sono tolti la pelle. Abby, ti avrebbe fatto del male. Tu ti sei solo difesa. E io non posso esserne sicura. Io sì. No. No. Eri tu contro di lui. E, beh, quello non era nemmeno lui. Esatto. Cazzo, che casino. Oh, ehi! Oh, cazzo. Dove cazzo è Chris Hackett? Chi è? Chi c'è? Mi serve aiuto. Ti prego. Chi Ma chi è? sei? Chi sei? Mi chiamo Laura Kearney. Ah, è Ehi! lei! E quindi fammi entrare, qui non è sicuro. Infatti c'è una pazza con un fucile che uccide la gente! Io Allora chi? non uccido la gente. Porca troia, sei Laura Kearney? Tu sei Laura Kearney? Sì? Quella che doveva lavorare. Dovevi stare in infermeria, giusto? Non sei mai arrivata. Tu e quell'altro, com'era? Sì, Max. Max, sì. Il signor Hackett ha detto che avete cambiato idea all'ultimo minuto. Cristo Credo santo. che dovremmo sentire che cosa ha da dire. Apriamo. Sì.
Sì, per me. Oddio, okay. No, potrebbe essere infettato. Ora apro la no. porta, lentamente. Però la sedata, il poliziotto, io mi fido okay. di Corilo. Ah, è lei! Senza un occhio. Ok. Lo accetto. Ah, la strega. La strega Eccoci stregosa. Un'altra volta. Solo tu e io. Ed io. Perché non diamo insieme un'occhiata Due a ciò vocali. Che hai trovato? Quindi ed io. Vabbè. La giustizia. Giustizia. Occhio per occhio. Non propriamente delle volte, ma causa ed effetto. Azioni e conseguenze. Ogni cosa ha un equilibrio e tutti noi recitiamo una parte affinché la bilancia non si inclini. Ogni azione corrisponde a una reazione uguale e contraria. Ora dimmi, terza legge della dinamica. Vorresti poter scavare più a fondo in uno dei possibili futuri? Ovvio! Oddio. Ma quello lì era Chris. Vai allora. Su, su. Fuori uno, era ricorda. Chris e non quell'altra chi era? Era Emma? Rischio di uccidere Chris? No, Chris non lo voglio uccidere. David Arquette, l'attore che gli ha dato la faccia a Chris Hackett. Quindi, ok, achievement completato, sbloccato. Perché non siete venuti al campo? Dov'eri negli ultimi due mesi? Farmi cazzi Siamo miei. Venuti. Una sera prima. Quello è stato il nostro errore. Ok. Ah, chi siamo adesso? Laura. Ah! Questo qui è il pre. Va bene. È quello che è successo prima. È un flashback, non mi veniva flashback, scusatemi. Che bello! Cosa? Guarda che grafica, sembra vera. Sembra di poterla toccare. Bellissimo. Vabbè che nel 97 lo dicevo anche della prima Lara Croft, quindi... Probabilmente andando avanti miglioreranno ancora di più i giochi, però... Per ora sembra, guarda lì, sembra vero. No, mi faccio i cazzi miei, sinceramente. Non chiamo nessuno. Muoviti. Mi faccio ampiamente i cazzi miei. Cosa? Dai, Corilo. Signora, le cose si sono complicate. Infatti se mi avesse dato la scelta, io avrei seguito quello che mi aveva detto. Sapete com'è. Perfetto. Ok, finito così il flashback? No, ok. 25 giugno. 9 del mattino. Grande Corilo! Grandissimo! Che cosa ha fatto a Max? Quanto mi stai simpatico, Corilo. Silenzio. Lei non può... Silenzio! Questo è un interrogatorio. Io chiedo... E lei risponde. Nome. No, dai. Lui ha cercato di salvarsi la vita, Gigia? Laura Kearney. Con chi viaggiava e in che rapporti eravate?
Max Brinley è il mio ragazzo. Era. Dove eravate diretti? Ah, che scuori, il campo estivo, sa già queste cose. Che cosa ha fatto a Max? No. Io chiedo, lei risponde. È così che funziona. Vai. Bene. Che vuole sapere? Oh. Beh. Non te l'aspettavi, eh? Perché andavate ad Hackett's Quarry? Io e Max siamo tutor del campo. Stronzate! I tutor arrivano oggi. Gliel'ho già detto, siamo arrivati in anticipo e abbiamo pensato di andare al campo. E perché non al motel, come vi ho detto? Perché eravamo molto più vicini al campo e siamo al verde. Mm-hmm. Norkill è uccisione. Ok, sceriffo Hackett. Uccisione a nord. Ma Hackett com'è? Chris Hackett. Non cambia argomento. Ma che cazzo sta succedendo qui? Lei non ha idea di dove si è come finita. Sta perdendo la pazienza. Non ha la minima idea. È appena finita in un casino di merda, da cui può solo sperare di uscire viva per miracolo. E l'unica scelta è di chiudere la bocca e fare quello che le dico. Ha capito? Implorante, no, arrabbiata. Perché non la smette di prendermi per il culo e mi dice che cazzo sta succedendo? Cosa cazzo ci ha aggrediti ieri sera e perché lei ci ha arrestato, maniaco del cazzo? Mi porti da Max! Subito! Se si porta da Max, vediamo il licantropo. No, non ha senso attaccarlo. Andiamo. Hey. Ok, quindi di giorno sono persone normali. Tu, stronzo! Sì, come li canto. Sapere che cazzo succede? Max! So che mi senti! Sì, sono come licantropi, quindi si trasformano di notte e ritornano normali di giorno. Diciamo così. Max, stai bene? Sì. Non è vero. Cioè, ancora un po' confuso, ma più o meno illeso, credo. Allora? Sì? Perché sono nudo? Cosa? Dopo l'aggressione. Non sei nudo, ce l'hai buttando. Ricordo solo di essermi svegliato qui e tu non c'eri. E adesso ritorni e io sono stranudo e c'è sangue. Roba ovunque. Ma che cazzo è successo? In realtà speravo che potessi dirmelo tu. Ricordo dettagli sparsi, ma niente che abbia un senso. Già, anch'io, come se fossimo drogati. Secondo te ci ha drogati? Lo sbirro? Ma è legale. Chi cazzo crede di essere? Lo sceriffo di Northkill, a quanto pare. Northkill? Sì, Max. Cosa? Ma almeno l'hai guardata, la mappa? Hackett's Quarry a Northkill è il nome della città. Ah. E non è finita. Sulla sua targhetta del nome c'era... Su, vestiti. Che cosa ti ha dato? Diciamo che non mi inviteranno alla settimana della moda, questo è certo. Ehi!
Ho detto che potete parlare? Io... Scusi, staremo zitti. Davvero? Max. Ehi, che hai fatto? La mia vera ragazza... Cazzo! Corrilo, scusali, sono... Il poliziotto non se lo aspettava. Era quello Forza. Che volevo. Fuori le mani. Dai. Qui te lo vogliono dipingere come cattivo, ma per me non è cattivo. Vieni. No, puoi scordartelo, parliamo qui. Su. Ehi. Ehi. Cammina. Lasciami, cazzo. Su. Muoviti. Bravo. È perché mi sa che lo prenda così. Ehi. Datti una calmata. Per evitare che lo morda. Max, calmati o peggiorerai le cose. Allora. Che diavolo l'hai fatto? Zitto. Niente, non ha fatto niente, poveraccio. Sto cercando solo di assecondare. Perché me lo trovo nel giusto. Deve pure esserci qualcosa di utile qui. Quindi... Ok. Qua. Mentre Northkill continua a sognare, la strega è nel bosco a singhiozzare. I corpi marciscono, ma i lupi non svaniscono e lo sceriffo non smette di strisciare. Questi sono storia degli Hackett. Non esce un'immagine particolarmente lusinghiera dello sceriffo Hackett. Forse non è la prima volta che detiene qualcuno illegalmente. Dipende. Se sono tutti messi come lui, come Max, c'ha ragione. Questo qui è uno che fa... Cucchiaio. Ah, forse è con quello che si cava l'occhio. Guarda che è seccato da un occhio. Questo cos'è? Impossibile. Però col cucchiaio mi servirebbe una leva. Il cucchiaio. Potrebbe andare. Già. Non ci voleva questo gran fenomeno. Dovrei farcela. Io non l'avrei utilizzata così, ma... Vabbè. Ah, sì! Ecco, brava, infilaci la mano. Meglio, va. Non mi ispira per niente come coso. Vacci piano, sono delicato. Ma finiscila. Non gli ha tolto le manette, vuol dire che gliel'ha tolte mentre era quando di sopra. Quando usciremo da qui la pagherai, pezzo di merda. Certo. Quando uscirete. No. Ecco. No, aspetta, noi... Risponderemo alle domande, ma non puoi tenerci chiusi qui dentro senza spiegazioni e pretendere che ce ne stiamo zitti e buoni, ok? Veniamoci incontro. Non siete di nessuna utilità. Ti prego. Ti prego.
Ehi, non puoi lasciarci chiusi qui dentro! Ehi! Torna qui! Cazzo! Porca pupazzina! Che coglione! E pensare che sono licantropo. Com'è andata? Stai bene? No, com'è andata? Com'è andata di là? Hai cantato come un canarino? C'era poco da cantare. Ma scommetto che hai molto da confessare. Può anche darsi, ma dubito gli interessi sapere che ho copiato da Mikey Washington in terza media. Sul serio, com'è andata? Mi ha fatto un sacco di domande. Eh beh. Alcune molto strane e specifiche su noi due. Dove stavamo andando e perché, come mi sentivo stamattina. Non lo so. Quello che dicevo sembrava sempre infastidirlo. Ti ha chiesto come ti sentivi? Sì. Perché a te no? No. Ah. Cafone. Cafone. Bellina questa, mi è piaciuta. Ci sta, ci sta. Ah, senti, hai letto il suo nome sulla targhetta? Vuoi dirmi che non è Detective Katsumoshu? È Hackett. Sceriffo Hackett. Dici che è parente di Chris Hackett? Oh mio Dio, quel Chris Hackett? Sì. Chi è Chris Hackett? Tipo il capo del campo, signor Hackett di Hackett's Quarry, ricordi? Cavolo. Sembra passata una vita da ieri. Ma che cazzo significa? Era una trappola? Forse c'è una rete di rapitori di Tutor? Sembra... Cosa? Magari lo sceriffo Hackett non si comporta proprio come un tipico rapitore, ma... Nemmeno come un tipico poliziotto. E che farebbe un tipico rapitore? Sto provando a tirarci fuori da questo casino e non posso farlo se non ho idea di cosa cazzo sta succedendo qui. Non hai tutti i torti. E se proprio non ci fosse un senso? Cosa? Deve esserci. Ci sono cose che non hanno senso. E quindi? Resteremo imprigionati qui dentro per tutta la vita? Questo non è possibile, Max. Non può tenerci per sempre qui dentro. A me sembrava convinto, sai? Devi riuscire a pensare positivo, non lasciarti andare. Perché no? Perché sono vivo, perché sono vivo. Forse è meglio se ci rassegniamo. No, che cazzo! Pensa al resto dell'estate, Max. Al futuro. Cioè, il mio sogno da quando avevo 5 anni è di diventare veterinaria. E non lascerò che questo sacco di merda lo rovini. Ah, dovevo andare in infermeria. Usciremo di qui. Che studia veterinario? Io sarò una veterinaria e tu. Tu che cazzo vuoi? Farai. Cosa? Cosa farò? Ho visto la lettera, Max. Di cosa parli? La lettera di rifiuto del college. L'ho trovata nella borsa. Hai frugato tra le mie cose? Scusate, mi sono fatto male. Non capisco perché non me l'hai detto. Mi vergognavo. Ma hai buoni voti e hai scritto un ottimo saggio. A quanto pare non è bastato. Cazzo! Avevamo già i nostri piani, Max, ma che cazzo? Non lo so, ma che ti devo dire? Scusa.
scusami, Max. Ho un brutto colpo. Ehi, direi che abbiamo problemi peggiori. Non ha tutti i torti, effettivamente. Scusa. Avrei dovuto dirtelo. Sai che a me puoi dire tutto, vero? Sì. Sì, lo so. Quindi? Ok, adesso pensiamo a come uscire da qui, per ora. Bene, io ci sto. Ripensiamo bene a tutto dall'inizio. Da quando siamo partiti? Da quando è arrivato il poliziotto. Dopo aver incrociato... quella cosa strana? Sì. In effetti, è da lì che le cose sono diventate strane. Era strano quando gli abbiamo detto che abbiamo quasi investito un animale. Sembrava che lo sapesse già. Sì. Sì, è stato davvero strano. E se non fosse un poliziotto? Di certo è un tipo losco, ma... credo sia un vero poliziotto. Questa è una stazione. Sì, hai ragione, ma... qui non c'è nessun altro. Già, è un po' inquietante. Soprattutto la storia dei due Hackett. Metti che ci siano di mezzo tutti e due. Ok. Dovevamo incontrare Chris Hackett al campo, e invece... non c'è nessuno, e ci attacca a... qualcosa. E appare il poliziotto. Quella parte la ricordo male. Cioè, mi ricordo la scala e un odore di pelo bagnato e il collare di un cane con scritto Ian. Ian? Ian. La cosa che ci ha attaccato era molto più grande di un cane, era tipo come una persona. Sì, ti aveva conciato davvero male. Mi stupisce che tu stia così bene. Ricordo più che chiaramente i suoi denti che ti squarciavano. La cosa davvero strana è che non ho nemmeno un graffio. Cosa? Ehi, ok, domanda strana. Prima che ci perdessimo... Tu ti sei perso? Beh, sì, ma prima di quello ti ho detto... wow, che luna! È così grande, è bello vedere la luna piena nel bosco. E tu hai detto, sì, Max, succede tutti i mesi. Sì, quindi? Ok, allora... sai... luna piena? Sì. E se... Ok, no. Basta. È un'ipotesi, no? Non puoi escludere che potesse essere... un licantropo. Ma sì, sono un grande cazzo, sì! Dimmi, mi sta... cos'è successo? Non ho toccato niente, raga, giuro. Stai prendendo per il culo! Licantropi, sul serio, ma che cazzo? Cosa? Che c'è da ridere? Li avete visti? Ho detto esattamente la stessa cosa. Ok, hai magari qualcosa di meglio? Ok, hai magari qualcosa di meglio? Zombie, sta sbroccando il gioco. Alieni? Dracula che viaggia nel tempo? Ryan, giusto? Sì. Chiedi risposte? Ti do le risposte. Ma interrompimi ancora e la smetto. Dylan. Come vuoi. Sarebbe poi così strano, con tutte le assurdità che abbiamo visto con Nick. Quella cazzo di cosa sul tetto. Anzi, in realtà si spiegherebbero un sacco di cose. Dylan. Sto solo cercando di evitare preconcetti, ok? Come per le tue storie di fantasmi, dimmi dove sarebbe la differenza. Quelle sono solo storie da falò. Deve esserci una spiegazione razionale per tutto. Anche questo. Bello scettico. Non mi sembravi tanto razionale quando mi hai staccato di netto la mano dal resto del corpo. Me l'hai detto tu. E se ti trovi davanti a un morso, separa immediatamente l'arto dal torso. Come? Hai fatto bene. Vedi? Lo dice pure la filastrocca. Ho fatto bene. E non ho ancora raccontato tutto. Si è tolta la benda? Quando avrò finito, sarà più facile decidere se credermi o no. Non mi importa. Ma devo finire.
Ok, raga. Io lascio qui. Vi saluto, vi ringrazio perché sono estremamente curioso anch'io, ma ci dobbiamo lasciare qui. Mi dispiace, raga. Dispiace. Sono cose brutte, la vita è fatta di cose brutte e soprattutto di licantropi. Quindi state attenti ai licantropi nelle notti di luna piena. Io vi ringrazio, vi saluto e vi rimando a un prossimo video. Statevi bene, come sempre. Ciao, ragazzi.